Non è un vezzo estetico far truccare le donne in cura nel reparto di radioterapia dell'ospedale Ruggi di Salerno. L'iniziativa, nata grazie allo sportello dei sogni, è molto di più. Come ci dice il primario del reparto dell'ospedale Ruggi di radioterapia, Davide Di Gennaro. Dottore, ci siamo lasciati con le auto della polizia per un regalo ad un piccolo paziente e abbiamo detto quanto è importante l'aspetto psicologico in queste patologie. Fondamentale, specialmente di questi periodi, perché i nostri pazienti stanno venendo qui traumatizzati ancora di più, c'è l'unione, l'aspetto oncologico con l'aspetto della pandemia, è qualcosa di tremendo per loro e per le loro in primis per loro, ma anche per tutte le famiglie, perché sono periodi questi molto travagliati per tutti quanti noi. Tu hai vissuto la malattia anche sulla tua pelle, quanto è importante, diciamo, sentirsi bella, sentirsi donna anche in questo modo per superarla? È fondamentale, di sentirsi di nuovo una persona normale, perché la malattia ti sradica da una quotidianità, ma questo è un momento temporaneo, cioè dopo la malattia si diventa di nuovo persone normali e non ne sono un esempio. Oggi con il Salon dei Sogni e della Bellezza, grazie al make-up artist Massimo Corrado, riusciremo a rendere ancora più belle le pazienti. Questo per farle sentire ancora più energiche e sicuramente donando questo sogno del trucco, cerchiamo di supportarle psicologicamente nel loro percorso di malattia.